Questa generazione sembra vivere esclusivamente di presente, cioè di presente continuo. È come se non avesse indugio sul tempo che passa, sul passato e sul futuro, proprio perché è consumata nell'uso della tecnologia in realtà. Senza dubbio, è una tecnologia che ha annullato, cerca di annullare, forse è riuscita quasi perfettamente a farlo, ad annullare i due grandi pilastri della nostra vita, che sono lo spazio e il tempo. Quindi, se cancelli lo spazio e il tempo, vivi in una dimensione di assoluta leggerezza, di assoluta fluidità. Il problema è che poi, quando torni da questa parte, fai molta fatica. E quindi si perde il senso della fatica, il senso dell'impegno. Il valore delle cose è dato dalla fatica impiegata per ottenerle. Se non impieghi alcuna fatica, non hai alcun valore per ciò che ottieni o che raggiungi. E se le cose perdono tutto valore, abbiamo un grosso problema.